Dopo il malore accusato nella giornata di sabato 23 aprile, le condizioni di Stefano Tacconi sono gravi ma stazionarie. I medici infatti sono cautamente ottimisti e questa già è una buona notizia per quanto riguarda il portiere della Juventus e della nazionale italiana. Al momento infatti resta in prognosi riservata. Ecco il bollettino ufficiale. Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sui siti solo nei prossimi giorni. Stefano Tacconi è arrivato in ospedale nel primo pomeriggio di sabato a seguito di un'emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le condizioni sono apparse subito gravi, importanti e serie. Abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e svolto durante la notte trattamento per evitare una seconda emorragia. Alla polemica che si apre sul dramma di Stefano Tacconi si è scatenata poi sui social in un vergognoso scialacaggio, perché ovviamente, come sappiamo, lui era a favore del vaccino e quindi immediatamente i Novax hanno subito fatto insinuazioni sulla grave situazione dell'ex portiere e il fatto anche di essersi vaccinato fino alla terza dose. Illazioni ovviamente vergognose e prive di alcun fondamento, oltre che di umanità, perché nulla si collega col malore di Stefano Tacconi al vaccino.